Non è un mistero che come Movimento 5 Stelle l'idea dell'accoglienza diffusa è un'idea che abbiamo in qualche modo supportato, condiviso in termini di modello toscano, direi che diciamo, probabilmente è l'unico che ha un senso. Ha un senso perché consente di evitare le mostruosità dell'economia di scala anche sugli immigrati, ha un senso perché consente di fare delle operazioni di non ghettizzazione, quindi questi due aspetti sono significativi. È un sistema che può reggere, Buglia ha fatto una relazione direi interessante anche rispetto al discorso dei minori, quindi in questo senso diciamo siamo come movimento abbastanza soddisfatti del tipo di intervento che la Regione Toscana fa. Si potrebbe far meglio, almeno rispetto a quelle che sono le possibilità che questa regione avrebbe di condizionare anche la politica nazionale, perché su questo ancora si fa poco. Si fa poco. Quanti interventi sono stati fatti per intervenire sul serio nei luoghi di origine? Quanti interventi sono stati fatti per affermare in maniera significativa che vanno superati i trattati di Dublino? E su questo, così mi viene spontaneo citare, virgolettato, Papa Francesco. La guerra è l'affare che rende più soldi. Spesso la Croce Rossa non riesce a far arrivare gli aiuti umanitari, ma le armi arrivano sempre. Io credo che questo dia in sintesi estrema, come sia complesso riuscire a risolvere il problema dell'accoglienza diffusa di soggetti sofferenti che sfuggono dalle guerre, che sfuggono dalla fame, quando non c'è la volontà di fermare le lobby di coloro che vendono armi. Le lobby di coloro che vendono armi, che continuano a fare profitto sulla guerra. Su questo ancora noi come stessa Regione Toscana non si riesce ad avere un'azione politica chiara, anche a livello governativo. Vogliamo davvero risolvere le problematiche dell'immigrazione sul serio oppure no? Perché se le vogliamo risolvere, bisogna risolvere le cause dell'immigrazione. Bisogna risolvere i problemi di miseria, i problemi di povertà e le guerre in quei paesi. La prima cosa da fare è condannare in maniera pragmatica, quindi fare delle azioni reali contro il commercio delle armi. Finché ci saranno coloro che guadagnano e che fanno profitto con le armi, l'immigrazione sarà un grosso problema e sarà un problema di tutti, che ci coinvolgerà anche in termini di sicurezza interna, perché i flussi migratori saranno poco gestibili e produrranno dei problemi di sicurezza al nostro interno. Si creeranno nuove sacche di povertà, situazioni complicate, come sono complicate alcune situazioni. Fattori citava Villa Basileschi, su Villa Basileschi cominciano a venire fuori problemi anche di piccoli furti, di problematiche di questo tipo, perché chiaramente questi immigrati hanno delle difficoltà a inserirsi. Ho visto 130.000 euro per azioni di volontariato per 1.300 immigrati, se si fa il calcolo ad immigrato viene meno di 100 euro. Quindi è chiaro che delle azioni vengono fatte e sono delle azioni, come dire, buone da questo punto di vista, ma non è sufficiente per riuscire a fare operazioni reali di integrazione vero, anche se l'accoglienza diffusa, ripeto, è l'unico, modo. Allora, in questo senso io dico, cerchiamo di fare anche azioni più consistenti e di non dimenticarci quello che dovrebbe essere il ruolo della politica. Il ruolo della politica dovrebbe essere quello di risolvere problemi consistenti, problemi grandi. Bisogna avere una politica internazionale che sia più chiara e non asservita alle lobby delle armi, non asservita alle lobby di chi deve fare interessi mantenendo la povertà in quei paesi, ma facendo anche azioni più consistenti da questo punto di vista. Mi riservo poi nella discussione delle risoluzioni un paio di considerazioni che, se venissero accolte in termini di emendamento,
chiaramente saremmo molto soddisfatti delle stesse risoluzioni che sono state proposte.